Ciao, ti do il benvenuto su questa nuova puntata di Cut On Air in questo caldo pomeriggio di luglio. Io sono Cecilia con Salvo e oggi parleremo insieme di biodiversità e Unione Europea. Adesso, cosa c'entreranno queste due? Lo andremo a vedere insieme. Infatti, con l'aiuto dell'articolo di Tommaso De Mozzi, che si intitola Carta straccia o strategie rivoluzionarie, andremo a vedere un po' più nel profondo cosa significa biodiversità in maniera primaria e poi successivamente andremo a vedere un dialogo tra uno scettico, un cittadino europeo scettico riguardo le strategie europee verdi e un esperto o comunque un entusiasta di queste ultime. L'aspetto veramente fondamentale e molto interessante di questo articolo direi che è una particolarità. Infatti l'articolo evidenzia due questioni principali. La prima, la distanza tra le istituzioni dell'Unione Europea e i suoi cittadini. E la seconda, le difficoltà nel trasmettere un messaggio scientifico al pubblico. Infatti qui Tommaso prende in analisi due concetti veramente importanti. Infatti sfido chiunque a riconoscere o comunque a conoscere quello che sta facendo l'Unione Europea in campo di politiche verdi, ma in campo anche di politiche monetarie, di politiche finanziarie. Diciamo che ci sono molte zone grigie in cui noi stessi cittadini europei non sappiamo come collocare l'azione della stessa Commissione Europea, Parlamento Europeo e chi per esso. Infatti non a caso molti giornali, molte testate giornalistiche e anche molti burocrati chiamano la sede principale di principale importanza dell'Unione Europea, che è Bruxelles, bolla di Bruxelles. Infatti è noto come le politiche che si attuano, che nascono da lì, a volte sono anche quelle che rimangono nella stessa bolla di Bruxelles, come abbiamo detto prima. Ma comunque andiamo a evidenziare questi due aspetti. Questi due aspetti, la distanza tra le istituzioni dell'Unione Europea e i suoi cittadini e la difficoltà nel trasmettere un messaggio scientifico al pubblico, sono analizzate sotto l'adozione di due misure principali che ha adottato la Commissione Europea. La prima è la strategia dell'Unione Europea per la biodiversità, che è valida fino al 2030 e si concentra sulla protezione e il ripristino del capitale naturale europeo. La seconda invece è un qualcosa di più pratico, se vogliamo definirlo così, che si chiama dalla fattoria alla forchetta, che mira esattamente a promuovere una transizione verso modelli più sostenibili di sia produzione che consumo alimentare. Infatti Tommaso, prima di analizzarci queste due misure, strategie che l'Unione Europea ha adottato proprio nel maggio del 2020, quindi circa ormai due mesi fa, si sofferma sul concetto di biodiversità, sulla quale io non vorrei soffermarmi perché magari ne avete già sentito parlare o comunque si può banalmente definire la varietà di organismi viventi nelle loro diverse forme, nei rispettivi ecosistemi, quindi organismi viventi che sono parte di un sistema che si auto-equilibria, diciamo così. La biodiversità quindi può essere intesa come natura in generale, però comunque sull'importanza del perché bisogna interessarsi della biodiversità io mi rifiuto di spendere più parole, perché spero che sia nella coscienza di ciascuno di noi riconoscere il fondamentale ruolo che noi abbiamo nella natura e non che la natura ha
per noi. E quindi noi dobbiamo essere semplicemente, a mio avviso, un parte integrante del sistema natura, cercando di non interrompere questi equilibri che sono la parte più affascinante della natura stessa, cosa che ovviamente non siamo riusciti a fare e non stiamo riuscendo a fare, però comunque le idee ce ne sono tante, e l'Unione Europea in questo caso si sta facendo, diciamo, portavoce di tanti problemi, come per esempio la conservazione della biodiversità e un consumo e una produzione sostenibile del cibo. E quindi di questo almeno dobbiamo essere positivi, almeno questo dico. Non dico che dobbiamo essere fieri dei passi sviluppati fino ad adesso, però almeno bisogna assolutamente vederla in maniera positiva, perché altrimenti poi diciamo che ce la prendiamo a male. Però questo è un altro aspetto. In ogni caso, io volevo focalizzarmi con te su questi due questioni che Tommaso ha evidenziato, e quindi la distanza tra le istituzioni dell'Unione Europea e i cittadini europei e la difficoltà nel trasmettere un messaggio scientifico. In pratica, per la prima questione vorrei chiedere a tutti: cosa significa essere cittadino europeo? Bene, cittadino europeo, tutti quanti potremmo avere una risposta diversa. E io, analizzando alcuni articoli di alcuni autori, ho esattamente visto questa eterogeneità. Quindi un autore pensa che essere europeo significa avere la possibilità di viaggiare liberi e di pernottare, di vivere in posti che non siano la tua patria, e per altri magari significa avere programmi come l'Erasmus, che proprio attraverso questa analisi ho scoperto essere non solo soltanto parte di un progetto più grande che si chiama Socrates, ma che è soltanto uno dei tantissimi progetti che l'Unione Europea ha. In ogni caso, pensavo appunto di chiedere questa cosa direttamente a Tommaso De Mozzi, che non ha analizzato nel suo articolo proprio questo aspetto, però sicuramente ha portato me come lettrice a farmi questa domanda, questa autodomanda. Quindi lo chiedo proprio a te, Tommy: come la vedi la cittadinanza europea o comunque l'essere europeo? Per me, per rispondere alla domanda cosa significa essere cittadino europeo, ho prima fatto una precisazione, nel senso che l'identità nazionale del singolo, che in questo caso è italiana, non va a contrastare l'identità europea. Troppe volte nel discorso politico queste due, diciamo, appunto identità vengono contrapposte una all'altra: l'Italia contro l'Europa, l'essere italiana contro l'essere europea. Secondo me sono due cose che possono e devono benissimo coesistere, come era l'intenzione sin dalla creazione dell'Unione Europea, con la dichiarazione Schuman in poi. Cosa significa essere cittadino europeo? Secondo me significa riconoscere una serie di privilegi che si trasformano in opportunità e ovviamente in doveri, in alcuni casi, che sono mirati a migliorare la condizione di vita dei cittadini, appunto, all'interno dell'Unione e anche al di fuori dell'Unione. Nel caso di questo articolo, secondo me, essere cittadino europeo in quanto in termini di protezione ambientale vuol dire fare affidamento a un'istituzione sovranazionale che cerca di garantire uno standard di protezione della natura più elevato di quello che a volte possono fare gli stati membri, e far parte di un gruppo di stati, in questo per ora 27, che cercano di creare momentum per proteggere la biodiversità non solo all'interno del continente europeo, ma anche a livello internazionale. È molto interessante perché ci sono veramente tantissime opinioni al riguardo. Ci sono anche persone che magari non considerano se stesse europee e non direbbero mai alla domanda di dove sei: sono europeo. Ma chiediamoci anche come mai ci sono persone che ancora non si sentono
europee nel profondo. Pensiamo che il trattato di Maastricht, per esempio, che è il trattato che istituisce la cittadinanza dell'Unione Europea, ha istituito il concetto di cittadinanza dell'Unione Europea, è stato firmato solamente nel 7 febbraio 1992 ed è entrato in vigore nel novembre del 93. E quindi sì che tutti noi apparteniamo ad uno Stato dell'Unione Europea e quindi abbiamo, e tutti quanti abbiamo una doppia cittadinanza, però prima che questo concetto si interiorizzi nella nostra percezione di sistema Unione Europea, penso che ce ne vuole ancora. Ad ogni modo, siamo partiti dalla biodiversità al rapporto tra i cittadini dell'Unione Europea e le misure di strategia, le misure strategiche dell'Unione Europea rispetto alla biodiversità, per arrivare appunto ad un macro tema che è quello del sentirsi europei. Vorrei soltanto analizzare alcuni dei vantaggi che riporta un articolo che si chiama un articolo di Studia Rapido sulla letteratura e soprattutto appunto sul concetto di essere cittadino dell'Unione Europea. Riporta alcuni vantaggi, come per esempio, ricordiamoci, il diritto della tutela diplomatica, il diritto di circolare e soggiornare, come ho detto prima, il diritto di accedere al lavoro in condizioni di parità con gli altri cittadini, quindi parità di trattamento e mutuo riconoscimento dei diplomi, il diritto di partecipare attivamente alla politica di ogni Stato membro, o comunque anche il diritto di partecipare a programmi come Leonardo da Vinci, il programma che prevede finanziamenti per migliorare la formazione professionale di studenti e lavoratori, il programma citato prima Socrates, di cui fanno parte Erasmus e Comenius, che è una sorta di Erasmus per le scuole secondarie di secondo grado, e questo ultimo programma di cui non conoscevo l'esistenza, che è un programma europeo di sostegno e finanziamento ai progetti che favoriscono l'apprendimento interculturale. Dunque ho fatto questo excursus di importanti vantaggi proprio perché una mia amica, alla domanda che le ho fatto, ossia cosa significa per te essere europeo, mi ha risposto: significa essere privilegiato. Questa risposta mi ha interessato moltissimo perché io, per esempio, non avrei mai pensato ad una condizione di privilegio in quanto europea, come in quanto io cittadina europea. Per me cittadina europea banalmente significa appunto essere, avere questi vantaggi che ho prima citato. Mi riconosco molto in questi vantaggi e li sento miei. La cosa che forse personalmente non sento è ancora una appartenenza radicata europea, anche perché sentiamo ancora tantissime divisioni, sovranismi, stati che vogliono prevalere su altri, e penso che questo sia semplicemente il corso della storia. E quindi siamo noi cittadini di questa generazione soprattutto che ha sfruttato tanti di quei vantaggi che l'Unione Europea dà, a doverci far carico, comunque a essere coscienti della condizione dell'essere europeo in quanto tale. E quindi, per chiudere diciamo questa piccola analisi sull'aspetto più banale, se vogliamo chiamarlo così, dell'Unione Europea, quindi l'identità europea, vorrei chiudere questa puntata. Però prima di chiuderla vorrei che tu stesso, ascoltatore, ti facessi questa domanda: cosa significa per te essere europeo? E ovviamente siamo ben contenti di ricevere le vostre risposte su qualsiasi canale in cui potete raggiungerci, come Instagram, Facebook e qualsiasi cosa, anche la nostra mail. E con questo invito quindi che ti lascio, ascoltatore, alla prossima puntata, e quindi chiudo questa per riaprire altri spunti di riflessione, altre
discussioni e opinioni. Alla prossima, quindi un saluto da tutta la redazione di Cut on Air e a presto da Cut on Air. It actually takes time to listen.